Il passaggio in zona arancione mi preoccupa molto, non tanto perché cambia qualcosa di sostanziale nella gestione della pandemia, quanto perché è uno schiaffo all'impegno che i marchigiani hanno messo, alla serietà con cui hanno fatto i vaccini, alla serietà con cui si sono autogestiti cercando di raggiungere il massimo livello di sicurezza. E inoltre, lo dico sinceramente, anche come rappresentante della conferenza delle regioni per le attività produttive, sono molto preoccupato per la situazione economica, perché il passaggio in arancione di per sé, se è vero che non cambia nulla, però genera una sensazione di paura e questo, come sempre avviene, impatta nei consumi, impatta nelle attività economiche che sono già disperate. E questa cosa, onestamente, io la considero sbagliata, profondamente sbagliata. Lo voglio dire perché ritengo che, come hanno giustamente proposto tutti i governatori al governo, in modo particolare al ministro Speranza, il momento della normalizzazione non si concilia più con questa fase delle fasce di colore. Dobbiamo definitivamente, ripeto, è stato proposto dalla conferenza delle regioni, lo ribadisco, superare definitivamente il sistema dei colori delle zone di rischio, fare una revisione anche sulla sorveglianza sanitaria, distinguendo tra le persone sintomatiche e quelle asintomatiche e soprattutto anche l'isolamento dei lavoratori va gestito in un'altra maniera in questa fase, così come la sorveglianza nelle scuole, dove si può mettere in quarantena una classe se ci sono delle persone sintomatiche. Questo è un accanimento burocratico che i marchigiani non si meritano e soprattutto lo dico perché ricevo come rappresentante delle attività produttive nella conferenza delle regioni una preoccupazione molto forte dalle imprese, una preoccupazione molto forte dalle rappresentanze dei sindacati delle imprese che mi chiamano perché se da un lato, ripeto, non cambierà nulla la zona arancione, ma certamente passerà un messaggio negativo alla luce dei sacrifici fatti dai marchigiani, dalle imprese che hanno rispettato le regole, che abbiamo fatto i vaccini. E se uno ha fatto i vaccini e poi non cambia mai nulla, si torna in arancione per la valutazione dei posti letto, per la valutazione di altri fattori, secondo me è un errore, anche perché la gestione. La stessa valutazione delle persone ricoverate con Covid, ma con altre patologie, andava cambiata. E quindi io credo che oggi il mondo economico e le attività produttive di questa regione subiscono ingiustamente un danno da una scelta che è da cambiare. È stato proposto questo ufficialmente, io lo ribadisco perché credo che sia uno schiaffo che il governo dà ad una regione che non si merita di entrare in zona arancione in una fase in cui in tutto il resto del mondo si va verso una normalizzazione e una semplificazione.